monteremo tre climatizzatori diversi, un dual Mitsubishi, un dual Samsung, un dual Fujitsu. All'interno di questi tre video ti descriverò quali sono pro e contro di ogni macchina, quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Rieccoci a Moncalieri con i cani e dopo un paio di settimane, come potete vedere, la barba è anche ricresciuta e siamo tornati a vedere un pochettino se era tutto a posto, a lasciare un regalino ai clienti, un buono Amazon giusto per incentivare il passaparola, perché hanno giustamente i clienti che ci fanno pubblicità vengono sempre ripagati. E adesso vi faccio vedere i climatizzatori Fujitsu, andiamo a vederli insieme. Eccoci qua, questo è il climatizzatore Fujitsu, siamo all'interno di un salotto dove c'è una stufa pellet, siamo all'interno dei genitori della casa, del cliente. Che abbiamo visto nei video precedenti con il Mitsubishi e con il Samsung, ed essendo persone anziane siamo andati a installare questa tipologia di macchina che ritroviamo anche qua all'interno della camera da letto, il climatizzatore Fujitsu. Perché il Fujitsu? Perché è uno dei climatizzatori più performanti per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, perché ha un prezzo molto competitivo proprio perché è molto minimal, non ha connettività wifi, non ha nessun display particolare, ha giusto i led e il telecomando dove troviamo tutte le informazioni. Questo climatizzatore qua ha delle altissime efficienze anche per quanto riguarda il riscaldamento, quindi per andare a integrare il riscaldamento in questa stanza qua, mentre nel salotto abbiamo visto c'è la stufa pellet, quindi lì l'integrazione non è necessaria. Come potete vedere anche in questa installazione qua siamo dovuti scendere a compromessi per quanto riguarda l'estetica, infatti la canalina del climatizzatore del salotto passa dietro il mobile che vedete alle mie spalle, passa qua dietro e viene nascosta, mentre questa macchina qua di per sé è pulita. Perché? Perché il buco è stato ricoperto interamente dalla macchina, dal motore esterno che vediamo tra poco. A livello estetico potete vedere come sono molto più minimal, più squadrati, e hanno una plastica ABS, quindi che non ingiallisce nel tempo, ha una finitura opaca, quindi nel senso è una macchina molto più minimal ed elegante, più classica anche. E qua ho due alette, questo prodotto qua ha due file di alette, ma a differenza di altri prodotti le alette orizzontali che si muovono, che bascolano a livello orizzontale, quindi quelle lì che bascolano a destra e a sinistra sono manuali, vanno spostate manualmente. Adesso andiamo a vedere l'unità esterna. Eccola lì, l'unità esterna del climatizzatore Fujitsu. Uno dei vantaggi del Fujitsu è proprio anche la compattezza dell'unità esterna, perché tra tutte le macchine sul mercato il climatizzatore Fujitsu, l'unità esterna, sono tra le più compatte sul mercato. Questa è quella che si considera l'installazione un dentro fuori, quindi anche all'esterno la canalina è ridotta al minimo. Avesse avuto solamente un mono split sarebbe stata un'installazione molto molto pulita. Qua non abbiamo avuto problemi di larghezza, infatti non abbiamo scelto questo prodotto qua per un discorso di larghezza, abbiamo scelto questo prodotto qua perché garantiva un rapporto qualità-prezzo spettacolare e si sposava perfettamente con le esigenze del cliente, che erano principalmente rinfrescare, integrare quando necessario, ma non era fondamentale integrare il riscaldamento perché, come ripeto, c'era la stufa pellet. E quindi questo è l'esempio di come l'importante è trovare il prodotto giusto, non per forza il migliore. Questa macchina qua costa il 10% in meno rispetto al climatizzatore Samsung che abbiamo visto nel video precedente, e il climatizzatore Samsung costa a sua volta il 10% in meno rispetto al Mitsubishi. Mitsubishi, dati alla mano, caratteristiche alla mano, è sicuramente il migliore dei tre, ma non è detto che sia il prodotto giusto per questa situazione qua, quindi due persone anziane per una casa dove i locali erano anche relativamente piccoli, non c'era l'esigenza di avere la connettività wifi e non c'era l'esigenza di andare a integrare il riscaldamento, l'estetica era quella di un classico climatizzatore, questo era il prodotto giusto. Quindi per individuare il prodotto giusto è fondamentale sempre affidarsi a dei professionisti che sanno consigliare qual è il climatizzatore che meglio si abbina alle tue esigenze. Per questo, se mi chiedete qual è il climatizzatore migliore, io ti risponderò come al solito: dipende. Questo è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!